52 a 43 per le casseruali campane di Battipaglia. Si prende il gioco con Battipaglia che rientra in campo. 52 Battipaglia, 43 a Fregola. Ricapitoliamo la situazione. Battipaglia e Maglia Bianca gioca in questo secondo tempo con, vediamo chi c'è, Corvo in campo 14, in luogo di Cudia che Battipaglia carica, Orsini 9, Ferrat 15, Cassale 18 e Bigarelli 19. La Fregola gioca con Giovanni 14, Russo 10, Gentile 19, Rocchino 13, Corsi 11. Vediamo gli score personali: Cudia 7 punti, Bulgarelli 18, Gambardella 2, Carrabs 13, Casale 8, Rossini 4 per Battipaglia, Corvo nessuno, non entrati Guzzo, Santoro, Di Palma nessuno nella squadra della Fregola, un punto, nessun punto Maiello, non è entrato, neanche Patrizio è entrato, Scaputo ha giocato ma non ha realizzato, Russo 3 punti, Dorsi 5, Rocchino una moltitudine di punti, Di Giovanni 2. Palla recuperata subito, intanto seguiamo il gioco da Corvo per Battipaglia, quindi palla contesa vinta da Casale. Battipaglia e Maglia Bianca attacca da destra verso sinistra sui vostri tre schermi, la sinistra destra difende e attacca la squadra di Fregola in maglia azzurra, maglia scura sui tre schermi bianco e nero. Rossini per Corvo, al tiro Corvo, sbaglia, sotto rimbalzi prevale la Fregola. Battipaglia 43 a Fregola, subito una bomba che riapre di Gentile, bomba da 3, 52 a 46, 6 punti di vantaggio per Battipaglia. Carabas, Corvo, Casale, festa palla, vola, vola Russo, stoppato stupendamente, ma Gentile sbaglia, fallo di Corvo. Primo fallo di Corvo. Sei punti di vantaggio per Battipaglia, ma c'è un grande avvio della Fregola. Gentile Lunetta realizza. Grande prestazione la sua. Rocchino e Gentile sono stati i frombolieri della Fregola. C'è un fallo ad opera di Rocchino, primo fallo di Rocchino. 24 punti Gentile. Battipaglia, 47 a Fregola, è ridotto subito di 4 lunghezze lo svantaggio. Bulgarelli si libera, Bulgarelli lo realizza. Fallo di Casale. Terzo fallo di Casale, brutto avvio, a Fregola caricatissima, entrata in campo nel secondo tempo. Si libera Rocchino, sbaglia, rimbalzo di Carrabs. Bulgarelli, braccato, Carrabs. Di Carrabas, secondo fallo di Carrabas. Gli arbitri sono Fiorentini, Nelli e Fabri. Entra Di Palma, esce Carrabas. Ottima prestazione di Carrabas, numero 11, Casale numero 12 in campo, voglio dire Di Palma numero 12 in campo. Gentile si libera, va al tiro, la Fregola e segna con Russo, realizza Russo, 52 a 49, non ha ancora realizzato un punto Battipaglia in quasi due minuti. Bulgarelli, al tiro Bulgarelli non trova il canestro, fallo di Bulgarelli, terzo fallo, pessimo avvio. Time out Schaefer, vediamo, due minuti esatti, zero punti per Battipaglia.
parziale di 6-0 Top Gola e qualche fallo di squadra di troppo per Battistani. Incredibile, grande avvio della Gola che è tornata in campo, gasata a mille, caricatissima e ha scappato subito il parziale di 6-3. Sta per rientrare forse qui, vediamo. Fuori dalla Fregola, buona difesa di Rossini. Russo la rimessa. Gentile contro l'uomo Dorsi e Bugarelli. Anticipo errato di Palma, l'occhino realizza. A vuoto di Palma. Pagliesi ora che si vedono un parziale contro di 8-0. Rossini. Bulgarelli fronteggiato. Corvo al tiro, Corvo sbaglia ancora. Corvo. Per Corvo 0-3. Gentile. Intenzionale di Corvo. E ora può andare in vantaggio a Fregola. Un parziale di 9-0. Di 8-0, ma può andare in vantaggio. In campo Cudia e Gambardella, da ora. 3 minuti in gioco, 0 punti per Battipaglia. Annichilito il tifo battipagliese. A Fregola, grida le stelle. Finita, è stato subito servito, c'è da lottare e lottare gli attributi fino all'ultimo. Parità, parità, Gentile, Gentile, grandissimo. In vantaggio a Fregola, sentite il quadro, 53 a Fregola, 52 a Battipaglia, 10-0 il parziale per la Fregola. Gentile, lì ha preso l'iniziativa, gli arbitri fanno del loro meglio, grande arbitraggio a mio avviso. Può riportare avanti Battipaglia. No, si prende con l'armeno. Ora è Battipaglia dalle tribune ad avere momenti di nervosismo. Bisogna giocare non solo in 5 in campo, ma con tutto il pubblico. Il pubblico deve essere il sesto uomo. Non deve essere un motivo di tensione. Calma, calma ci vuole. Bisogna stare calmi. Non è una battaglia di guerra, ne abbiamo già troppe. È una gara che lascerà morti sul campo, ma solo in senso sportivo. Ora incitano quelli di Fregola. Gioca l'impiattino con gli insulti e non si finisce più. Noi vogliamo vedere solo del basket e nient'altro. Dovete stare tutti calmi. Ecco qualcuno che viene da questa parte. Carabinieri,
che fermano il tutto. Bisogna stare calmi, i carabinieri devono intervenire. Non so quale sia stato il motivo della miccia, ma so solo che ora si accende la bagarre. Era prevedibile che qualche testa calda doveva innescare la miccia. Il guaio è che le teste calde non sono mai isolate. Finalmente si riprende, tutto sotto controllo. Situazioni in cui mi devo scagliare contro i facinorosi, sembra di essere impotenti, contro gli stupidi, l'idiozia del secolo XIX ha trovato un riscontro nella violenza del XX, e purtroppo ormai non c'è né sociologia che tenga di fronte a questi stupidi che già parlare di loro è vano. Un giocatore della Fragola esce stordito, è una manfrina inaudita questa, Di Giovanni sembra morto, è assurdo. È assurdo, non l'ha toccato nessuno. Questa è manfrina, è pura manfrina. Evidentemente gli idioti non sono solo sugli spalti. Non facciamo di queste idiozie, è assolutamente antisportivo dar retta a quattro teste calde, un giocatore che esce in barella fra poco salterà come un grillo. Siamo venuti qui per esaltarci e vedere un bel basso. Di Giovanni sembra aver perso i sensi, vediamo di capirci. Siamo pronti a stigmatizzare l'episodio dove ci fosse stato un colpo proibito di Giovanni, ma vorremmo proprio capire da che parte è partito, se c'è stato solamente qualche invettiva verbale, non c'è nessun oggetto in campo. Purtroppo, purtroppo lo sport non sempre è lasciato al campo, viene contaminato da una serie di idiozie e di manfrine che dimostrano come lo sport non possa isolarsi in una società che purtroppo non sa che darci. E di queste dimostrazioni noi non vogliamo scadere nella retorica, ma non sappiamo più quale posso trovare di fronte a queste persone. Ora si riprenderà con la Fragola a meno di Giovanni, ma si paga che prova a vincere, nel caso in cui dovesse vincere, la Fragola che fa il ricorso e si torna alla cassa bollata. È tutto molto assurdo, è tutto molto assurdo. Qualcuno sostiene che sia stata una bacchetta di tamburi a sfiorare Di Giovanni, che si è dato subito per morto. Noi dobbiamo però appurare prima i fatti, acclararli prima di poter emettere un giudizio. Ma noi abbiamo assistito visivamente e non abbiamo visto nessun colpo proibito di Giovanni, a meno che non ci sia sfuggito dalla porta. Sarebbe tutto molto sportivo.